oggi prepariamo il torrone al cioccolato, buonissimo ma anche semplicissimo. Il torrone al cioccolato morbido della tradizione napoletana, che è definito anche torrone dei morti proprio perché si prepara generalmente per l'occasione dei defunti, ma vi dico che in realtà si prepara dall'occasione dei defunti per un periodo abbastanza lungo che arriva fino al Natale, quindi è una ricetta che va benissimo sia per questa ricorrenza ma anche per Natale, ed in verità i napoletani la preparano appunto dai defunti fino a Natale. Abbiamo un lungo periodo per poter degustare questa prelibatezza. Allora, per preparare il torrone al cioccolato morbido in genere si utilizza la pasta alba. La pasta alba che si utilizza per far sì che il torrone resti morbido, perché siccome la preparazione del torrone prevede l'utilizzo del cioccolato fuso e quindi viene ricompattato e raffreddato nuovamente appunto in freezer per ottenere il torrone, la pasta alba ci permette di ottenere un torrone morbido, perché se noi fondiamo il cioccolato e poi lo andiamo a risolidificare, nel taglio ovviamente sarà qualcosa di molto duro. Con la pasta alba riusciamo ad ottenere un torrone morbido. Se non abbiamo la pasta alba, o non riusciamo a trovarla, o non vogliamo usarla, qualunque motivo questo sia, possiamo utilizzare le creme spalmabili. Le creme spalmabili al cioccolato, che sia una Nutella, che sia qualcosa di simile ad essa, vi assicuro che vi regaleranno alla fine un torrone altrettanto morbido, altrettanto buono. Quindi facciamo il torrone al cioccolato con nocciole, senza pasta alba, quindi la versione più semplice. Partiamo proprio dalla versione più semplice che ci sia. La prima cosa che dobbiamo fare è fondere il cioccolato, chiaramente. Fondere il cioccolato per andare a rivestire uno stampo come questo, con uno stampo come questo, che non è grandissimo come vedete, e otteniamo un torrone di circa 1,3 kg, 1,4 kg. Primo passaggio, fondere il cioccolato. Il mio torrone avrà un rivestimento esterno, ok, un guscio di cioccolato fondente, e poi all'interno andrò a mettere il ripieno del mio torrone, che sarà realizzato con cioccolato bianco, crema spalmabile, cioccolato preferibilmente anche al sapore di nocciola, proprio per avere quel cioccolato gianduia, e chiaramente nocciole, tante tante nocciole, quelle là tostate, sgusciate, buonissime. Per avere un... ok, questo pure è volato via, niente. Per avere un rivestimento di cioccolato fondente che non risulti opaco, ok, ma risulti abbastanza lucido, bisognerebbe temperare il cioccolato. Noi non andiamo di temperaggio, poiché facciamo la versione casalinga semplice, ok? Il più semplice possibile. Andrò direttamente a fondere il cioccolato e utilizzarlo, con la differenza che per far sì che sia un po' più lucido non lo vado a temperare, però non lo fondo completamente tutto, ne fondo una parte, e non appena mi accorgo che riesco a scioglierlo, ok, il resto del cioccolato, lo vado semplicemente a mescolare. In questo modo cosa succede? Che il cioccolato non fuso mi va a raffreddare il cioccolato che nel frattempo si è fuso, e questo è una sorta di temperaggio tra virgolette molto easy, molto semplice da fare a casa. La prima parte del cioccolato io l'ho fusa, adesso cosa faccio? Vado a spengo qui, tolgo la ciotolina come vi dicevo, adesso cerco di fondere appunto tutto il cioccolato, anche quindi la parte che è rimasta ancora non fusa, mescolandolo insieme al cioccolato fuso. In questo modo qui vado a raffreddare un pochino il cioccolato ed è come se stessi facendo un mini temperaggio. Io l'ho fuso, adesso vado a rivestire lo stampo. Semplicemente metto il cioccolato qui dentro. Posso fare, ricordate, uno o due passaggi adesso. Cosa faccio? Vado praticamente a far roteare il cioccolato intorno a tutto lo stampo. Ok, la stessa cosa posso farla con il pennello. Posso spennellare praticamente il cioccolato su tutto lo stampo. Cerchiamo anche di andare un pochino oltre i bordi qua, ci risulterà un po' più semplice poi dopo quando andiamo a sformarlo. Per fare un guscio più spesso tutto intorno possiamo far raffreddare il primo strato di cioccolato, poi dopodiché possiamo andarne a spalmare ancora un po'. Vado a mettere la base in freezer per farla raffreddare, e mentre la base raffredda posso procedere con la preparazione del ripieno, come se fosse del mio torrone, anche se poi quando andiamo a tagliare non ci sarà proprio una netta distinzione tra guscio e ripieno, diventa quasi una cosa unica. Allora, il ripieno come lo facciamo? Altro pentolino che avevo già preparato, in cui avevo già preparato il bagnomaria, ho messo il cioccolato bianco tritato, assicuratevi sempre che sia di ottima qualità anche il cioccolato bianco che state utilizzando,
buono lo è. Lo è? E faccio fondere prima il cioccolato bianco, poi aggiungerò la Nutella o a crema spalmabile al cioccolato e le nocciole. Questo qui non ha lo stesso problemino, tra virgolette, del cioccolato fondente, cioè possiamo tranquillamente fonderlo tutto. Ho fuso anche il cioccolato bianco e adesso posso andarvi ad aggiungere gli altri ingredienti. Adesso vado ad aggiungervi la crema spalmabile, nel mio caso proprio Nutella. Mescolo tutto, mamma mia questa qui che buona! Allora, mescolate a tutto e quando vedete un colore uniforme vuol dire che avete ben mescolato tutto. Controllo che non scotti tantissimo perché... Buono! Perché se scotta troppo mi vado a ammorbidire le nocciole, quindi poi le nocciole mi perderebbero in croccantezza. Cosa che non vorrei. Metto anche le nocciole. Buone! Io le metto intere perché mi piacciono così. Se vi piace il torrone con delle nocciole più tritate, va bene lo stesso. Facciamo una cosa, qualcuno ce la tagliamo, va? Però io normalmente le metto intere. Non le taglio. Qualcuna la possiamo tagliare volendo per rendere la cosa un po' più stuzzicante, perché magari ci capitano dei frammenti piuttosto che non solo le nocciole intere. Allora adesso vado ad amalgamare queste nocciole in questa favolosa crema. Ovviamente il cioccolato bianco cosa ha fatto? Mi è andato a rendere la mia crema spalmabile ancora più delicata. È come se avesse fatto un mix di cioccolato bianco, cioccolato al latte e pasta alba. Mamma che bontà questa robina qua! Abbiamo fatto, quindi come vedete il torrone è proprio una cosa che si fa ta 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 in pochissimi minuti. Dobbiamo semplicemente andare a versare questa crema nel guscio che nel frattempo si è raffreddato, quindi vado a riprendere il mio stampo. Ho ripreso lo stampo che nel frattempo, come vedete, si è ben raffreddato e vado a versarvi, scotta? Non ce la riesco, vado a versarvi la cremuccia. Mamma mia! Ecco qua. Cioè, io non so spiegarvi quanto è buono questo torrone, guardate ragazzi, è qualcosa di fenomenale. Dunque faccio semplicemente un po' così per togliere qualche eventuale bollicina d'aria che si è formata. Devo solo andarla a mettere in freezer, a farlo rassodare, in freezer o in frigorifero? In freezer basteranno anche quelle 3-4 ore, in frigorifero ci impiegherà un pochino in più. Questa è sempre una di quelle preparazioni che io consiglio di fare il giorno prima per il giorno dopo. Gli diamo una bella nottata di raffreddamento e siamo tranquillissimi, ok? Il giorno seguente, o comunque quando il torrone si è ben raffreddato, possiamo andare a sformarlo. Per farlo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo separare il guscio di cioccolato che c'è intorno dallo stampo, appunto. Quindi passiamo la lama del coltello, anche la parte liscia va benissimo, qui intorno dove abbiamo rafforzato praticamente il bordino di cioccolato. E così facendo andremo a far passare aria tra il guscio di cioccolato appunto e lo stampo. Quando abbiamo appunto creato l'aria tra lo stampo e il cioccolato, nel mio caso lo stampo è trasparente quindi riesco bene a vedere che appunto si è creata l'aria, posso capovolgere il torrone su un tagliere, su un piatto da portata, per tagliarlo ovviamente va meglio il tagliere, e semplicemente sollevare lo stampo. Eccolo qui, bello lucido come lo volevo, e adesso andiamo a tagliarlo. Se è troppo duro per essere tagliato, vi consiglio di tenerlo un pochino fuori dal frigorifero o dal freezer. E andiamo subito di assaggio di questa prelibatezza al cioccolato e nocciole. È inutile che vi dica che è semplicemente divino. Insomma, da adesso a Natale avrete tantissimo tempo per provarlo anche voi, quindi non perdete assolutamente questa ricetta, provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube se non l'avete già fatto, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove video ricette in uscita e io vi do appuntamento alla prossima. Un bacio a tutti e buon torrone, amici miei!